andare in qualche scuola, per fare una conferenza o per discutere di acutissimi problemi della scuola. Ce ne sono tanti. Che cosa si vuole fare, cosa si deve fare, che cosa va, che cosa non va. E sentivo solo parlare in queste occasioni. Sembrava che l'essere umano fosse solo capace o di fare, per esempio zappare la terra, o di parlare. È che non esistesse altra forma di comunicazione naturale per esprimere un sentimento o un'idea. Da qualche tempo, poco, e soprattutto in questa giornata bresciana, sentito più suonare che parlare. Mi sono ulteriormente convinto che se uno vuole esprimere qualcosa e ha idee, che non sempre capita, certo può esprimerle con la lingua, con la parola, anche con pensieri molto elevati, però può anche suonare. Io sono convinto che da questa somma di archi, delle diverse particolarità meravigliose di questi archi così diversi, così consonanti, noi abbiamo sentito qualcosa e forse anche osato capire qualcosa. Che fra gli esseri umani si può comunicare anche secondo, senza l'uso della parola. Non che si voglia rinunziare alla parola, non che a scuola non si debbano fare dei temi, perché, o delle equazioni. Però c'è anche il suono che rientra nella natura umana. Il bambino prima canta e poi parla, e prima disegna e poi scrive, perché c'è dentro ogni essere umano, anche il più modesto, anche il più semplice, una pulsione interiore, non solo per cercare di esprimersi, ma anche per cercare di inventare e di sognare. Perché abbiamo dentro di noi questa straordinaria capacità che è il pensiero, ma abbiamo anche dentro di noi, anche dentro di me che sono forse il più piatto, il desiderio di esprimere qualcosa creando e non solo ripetendo la logica delle cose. Ecco, questa è la scuola che noi sogniamo. Dove a fianco all'esercizio del pensiero, sia esso parlato, sia esso nelle meravigliose leggi dei numeri, e ovunque la logica esalta l'essere umano, lo libera dalle catene, c'è sempre un'altra pulsione, che è l'eros. Che è quello di provare piacere a cantare, a suonare, a disegnare, a dipingere, ad esprimere in un altro modo quello che abbiamo dentro, che non è solo l'arte logica, ma anche l'arte creativa. Ecco, io questo oggi l'ho sentito dire in ogni aula dove sono stato. Senza parole, però più efficacemente. Sentire voi che siete così bravi. I vostri insegnanti che vi hanno aiutato ad arrivare a questi risultati,
Io provo una gioia infinita. Tutti dicono che la nostra scuola va male, che è vecchia, che questo, che quest'altro. Non sempre i ragazzi amano stare seduti a studiare, preferiscono andare fuori a stare meglio. Però se noi ci mettiamo un po' di arte dentro la scuola, un po' di arte, un po' di pittura, un po' di musica, forse tutti i nostri ragazzi e le ragazze ameranno di più sapere che in quella scuola si parla e si canta. Noi abbiamo, il comitato di pensiero ha lanciato un'idea che il prossimo 1° di ottobre, che sarebbe l'inizio reale dell'anno scolastico, stiamo cercando di reclutare un paio di centinaia di scuole, che quella mattina, nelle quali in quella mattina nessuno parli e si suoni soltanto, per dire che la scuola si ha diritto prima di tutto anche di suonare. Poi si svolgeranno le lezioni regolarmente, nessuno vuole ribaltare niente, però ci vuole una forza d'urto che scuota questo paese. Dobbiamo uscire dall'idea che la scuola è soltanto logos, soltanto il regno della ragione, sia raccontata sia numerica o altro, è anche il regno del sogno, dell'immagine, della creatività, dell'invenzione, ecco. Altrimenti non siamo esseri umani. Io mi auguro che questa sarà la scuola che vogliamo, lo dobbiamo in questo momento, soprattutto a voi, che mi dovete importare, continuare a suonare anche quando non lo permette.